La città di Mumbai, conosciuta per la sua resilienza di fronte alle sfide, affronta ancora una volta la furia dei monsoni. Da sabato, piogge intense stanno colpendo la metropoli, portando con sé disagi significativi e un avviso delle autorità affinché la popolazione rimanga a casa, a meno che non sia assolutamente necessario uscire. La polizia di Mumbai ha fatto un appello urgente ai cittadini affinché evitino le aree costiere e escano di casa solo in casi di estrema necessità. In un comunicato, le autorità hanno sottolineato l'importanza delle precauzioni, raccomandando che, in situazioni di emergenza, le persone chiamino il numero 100. Unisciti a noi per rimanere aggiornato sugli ultimi eventi in tutto il mondo. La forte pioggia ha causato inondazioni in diverse parti della città. Le operazioni ferroviarie sulla Central Railway hanno subito ritardi di 10-15 minuti. Il sobborgo di Andheri è stato particolarmente colpito, con la chiusura del sottopassaggio di Andheri a causa dell'inondazione, costringendo alla deviazione del traffico. Situazione simile si è verificata nei sobborghi di Malad e Milan, mentre la strada LBS a Kurla ha affrontato inondazioni, complicando il traffico per i veicoli diretti ai sobborghi orientali. La situazione si è ulteriormente aggravata con l'avviso di alta marea. Onde alte 3,66 metri hanno colpito la costa, rallentando il drenaggio dell'acqua nelle aree basse della città. Domenica 21 luglio, la BMC, Corporazione Municipale di Brihan Mumbai, ha emesso un avviso di alta marea di 4,44 metri, previsto per le 12:10. Se la pioggia continuerà durante l'alta marea, i cittadini di Mumbai dovranno affrontare nuovamente il rischio di gravi inondazioni. La situazione è diventata critica nel Parco Nazionale Sanjay Gandhi, a Borivali, dove 20 visitatori sono rimasti bloccati a causa della rapida crescita del livello dell'acqua in un torrente. Il personale del parco ha agito rapidamente, formando una catena umana per salvare le persone attraverso il torrente in forte corrente. Thank you.